Ciao ragazzi, io sono Red e quest'oggi parliamo di batterie, quello che serve al vostro fucile per funzionare e che apparentemente in pochi conoscono veramente. Sigla che poi partiamo. Anche avendo vari video sul canale che parlano di questo argomento, ho notato che, forse per pigrizia, forse semplicemente perché c'è veramente una montagna di cose da conoscere per avvicinarsi a questo incredibile mondo del software, ma la maggior parte delle persone non sanno o non si informano, sarebbe più corretto dire, su come deve funzionare e quali sono effettivamente le differenze tra gas, CO2, tra batterie 7.4, batterie 11.1. Fanno un gran mappazzone e mi scrivono in continuazione: aiutami, aiutami, non so come fare, non so cosa scegliere, non so dove guardare, non so dove sbattere la testa. Ecco che il buon Red viene in vostro aiuto in un video veloce, piacevole, ma soprattutto funzionale alle vostre necessità. Prima di tutto, per scegliere una batteria, la cosa che dovete guardare è che la batteria sia lipo. Le lipo non sono altro che queste batterie qua con le celle, molto molto semplici. L'altra alternativa sarebbe utilizzare delle LiFe. L'altra alternativa sarebbe utilizzare delle LiFe che non si utilizzano più dal 2005. Se avete ancora un fucile che va con le LiFe, complimenti, datemi il numero del vostro meccanico. Sto scherzando ovviamente. Quindi dovete guardare che siano lipo. Tutti i fucili odierni vanno con le lipo. Fine. Una volta trovata la batteria e confermato che la batteria è una lipo, questo tipo di batteria qua, l'altra cosa che dovete guardare è i volt 7.4 o 11.1 volt. Red, ho comprato il fucile nuovo, ci devo mettere una 7.4, una 11.1, una 7.4, una 11.1, una 7.4, una 11.1, una 7.4. La risposta, come abbiamo già detto tante volte, è 7.4. 7.4. Cioè, se il vostro fucile è nuovo, quindi non è stato modificato internamente, e può essere stato modificato internamente solo se l'avete preso e portato da un meccanico o qualcuno prima di voi a cui avete comprato il fucile l'ha preso e portato da un meccanico, quindi se questa evenienza non c'è, il vostro fucile avrà delle 7.4 volt. Ok? Tutti i fucili, la stragrande maggioranza dei fucili, solo pochissimi utilizzano le 11.1 nativi, ok? Quindi 7.4 volt, altrimenti è come prendere una Fiat 500, metterci dentro la benzina dei razzi e sperare che non esploda. Sto esagerando, però se mettete una 11.1 all'interno di un fucile nativo per 7.4, anche se subito potrebbe sembrare che spari meglio, a lungo andare, e si parla magari di un mese come di due giorni, può andare a sgranare, spaccare gli ingranaggi, spaccare la testa del motore, spaccare tutti i componenti interni, per il motivo che ho detto prima, ok? Quindi no, non fatelo. Cattivi. Se il vostro fucile invece è stato modificato per reggere 11.1, quindi per essere più reattivo, con gli ingranaggi modificati, eccetera, 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 no problema, amico, potete metterci le 11.1, ma deve essere stato modificato da un meccanico, non da vostro cugino in cantina. La domanda che sorge subito dopo è: quanti milliampere? Ma 1.300 rispetto a 1.100 cosa cambia? E se la prendessi da 2.000? 800 milliampere è troppo poco, troppo tanto? La risposta anche qui è molto semplice. I 1.000 A, che normalmente vengono subito dopo il volt, quindi normalmente 1.100, 1.300, 2.000 A o anche 1.800 in realtà, è la quantità di carica che la batteria riesce a tenere al suo interno. 1.300 A è quanta carica ha la batteria. Per esperienza personale vi dico che una batteria da 1.300 A mi dura perfettamente due giocate di mezza giornata, 3-4 ore. Io non sparo tanto sicuramente, però mi è capitato di usarla anche per 3 volte e questa non si è scaricata. La vostra preoccupazione è che per una giornata intera di gioco la batteria si possa scaricare, vi dico che è abbastanza improbabile, a meno che non abbiate un problema con la cavetteria o abbiate all'interno del fucile tracer unit interna, sistemi particolari di centralina che succhiano tanta energia, eccetera eccetera eccetera. Però se il vostro fucile è standard, vi basta perfettamente una 7.4 1.100 1.300 A. Se il vostro fucile è stato modificato invece, magari con centralina Titan che deve regolare un sacco di robe, se ha dentro tutta una serie di cavetti, cavetteria, tracer unit interna, la TOPA per il resto, forse potete pensare di prendere una 2.000 A, o per comodità mia, visto che le 2.000 A sono molto grosse come batterie, tendenzialmente fanno fatica a stare all'interno dei vani batteria dei fucili, prendere 2.100 2.300 1.000 A, che vi durano sicuramente senza problemi, chiaro? Parliamo adesso di forma e attacco della batteria, che anche questo me lo chiedete sempre. Gli attacchi delle batterie possono essere di due tipi, tipo DIMS e tipo Tamiya. Il DIMS è rosso tendenzialmente con questo tipo di buchino qui, mentre il Tamiya è verde e ha questo tipo di buchino qui. Che bello parlare dei buchini.
Se avete una batteria con attacco DINS, vi servirà un attacco DINS. Se avete una batteria con attacco Tamiya, vi servirà un attacco Tamiya. Non vi preoccupate, se avete una batteria con attacco Tamiya o DINS e avete una batteria con l'attacco opposto, perché è possibile acquistare a un prezzo veramente idiota questi adattatori da DINS a Tamiya o da Tamiya a DINS, a seconda delle vostre necessità. Guardato questo, la cosa che vi rimane per essere sicuri al 100% che la batteria sia compatibile è la sua forma. Le batterie LiPo da Softair vengono in 250 forme e fattezze diverse. Questa per esempio è una tripla cella, quindi ha tre celle collegate alla stessa batteria, un po' come un polpo, che vanno ad alimentare tutti lo stesso fucile. È molto comoda per chi ha un calcio magari crane con gli spazi laterali e non ha tanto spazio nel tubo del calcio, quindi va a ripartire lo spazio all'interno del fucile mettendone uno nel tubo del calcio e due nei vari laterali. Tendenzialmente la forma della batteria dipende dal tipo di fucile che avete. Per esempio sappiamo tutti che gli AK-47 tendono ad avere il vano batteria nella parte sopra dell'otturatore, dove c'è la TOPAP sostanzialmente, e vi serve una batteria molto lunga, longilinea, salsiccioforme. Mentre per esempio un PDV come il mio, che ha un vano batteria piccolo e tozzo, partiranno meme ovviamente, lo so già, ma non è un problema, è meglio probabilmente una batteria quadrata, di quelle più cicciotte laterali, perché ci sta perfettamente, occupa meno spazio, perché quelle lunghe appunto non permetterebbero di chiudere. Chi ha l'M4 è sostanzialmente a posto, perché normalmente le batterie vanno nel tubo del calcio e quindi lì c'è tutto lo spazio che volete, ci si può andare a cambiare il calcio e lì ci sta veramente l'impossibile. Chi ha le batterie nel paramano come War è solamente strone. Ragazzi, non le faccio io le regole. Bene, questo è tutto quello che dovevate sapere sulle batterie. Spero che siate contenti, spero di avervi informato in maniera coscienziosa e piena, anche perché è importante conoscere la propria attrezzatura. Spero che smetteranno di arrivarmi 250 domande sui social dove mi chiedono come faccio, cosa fare, il resto. Prendete questo video come base per capire come funziona. Qui da Red è tutto, vi ringrazio di essere qui con me. Se vi interessano batterie a un ottimo prezzo e di ottima qualità, le trovate linkate in descrizione, ce ne sono di tutti i tipi e soddisferanno tutti i vostri bisogni. Vi ricordo che in descrizione c'è anche il link sia mio che del negozio di Instagram, venite a seguire perché pubblichiamo adesso davvero una quantità industriale di contenuto, vi strappiamo un sorriso, potete divertirvi e guardare contenuti di ambito Softair anche lì, quindi fatemi questo favore, fatemi vedere il vostro supporto. Vi ringrazio nuovamente di essere stati qui con me, ringrazio il negozio per aver sponsorizzato il video come sempre, Monopoli Softair di Reggio Emilia, siamo di Reggio Emilia, veniteci a trovare. Qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry!